Promo Firenze è l'azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze. La Promo Firenze svolge funzioni di agenzia di sviluppo e lo fa attraverso la produzione di una serie di servizi. Il nostro ufficio aiuta le imprese ad accedere alle agevolazioni europee, nazionali, regionali e così via. Noi facciamo una selezione delle misure che agevolano le imprese, divulghiamo questi provvedimenti, incontriamo le imprese e le informiamo su questi provvedimenti. L'attività di questo ufficio nel tempo si è sviluppata dalla mera informazione e promozione dei diversi provvedimenti locali, nazionali e anche comunitari all'assistenza, al supporto per la produzione delle domande. E così la MIBIT, azienda di Sesto Fiorentino che dagli anni 70 produce minuteria metallica per la moda e la meccanica, decide di investire su un nuovo macchinario altamente innovativo e trova la soluzione in Camera di Commercio. Abbiamo scelto di acquistare una macchina la cui destinazione sarebbe stata legata soprattutto alla meccanica e quindi un tornio fresa. È un investimento da 200.000 euro. Giovanna Marchini, alla guida dell'impresa, lo fa anche per Elena, la figlia da poco laureata in ingegneria, che l'aiuta in azienda come il figlio Matteo. È lei che si occupa della parte della programmazione e quindi il fatto di avere una persona che è preparata sotto questo aspetto completa quella che può essere la proposta che la nostra azienda, la nostra piccola azienda, può ancora fare al mercato. Noi l'abbiamo aiutata ad individuare il bando più appropriato e l'abbiamo aiutata, l'abbiamo seguita nel percorso di accesso a questi finanziamenti. Il punto impresa digitale della Camera di Commercio di Firenze riprende le attività formative per aiutare la digitalizzazione delle imprese fiorentine. Primo appuntamento mercoledì 7 ottobre alle 10 con il webinar e-commerce, nuovi modelli per stare al passo. Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre sono in programma due eventi in streaming per parlare di bilanci e progetti sulla trasformazione della scuola. Un'occasione per confrontarsi online con gli specialisti del settore, per discutere insieme sul futuro della scuola e fare un primo passo verso Fiera Didatta 2021. Dal 30 settembre non ci sono più attive sul sito della Camera di Commercio le pagine per il calcolo online delle variazioni percentuali del costo della vita e del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, ma restano attive e aggiornate le pagine sugli indici Istat.